Allora, benvenuti nella mia cucina. Oggi vi mostrerò come realizzare la torta sbriciolata. È una torta davvero molto semplice ma tanto tanto d'effetto. Allora, gli ingredienti per realizzarla sono 600 g di farina, 300 g di zucchero, 2 uova, 250 g di margarina o burro, dipende se lo volete più o meno pesante. Io utilizzo la Valle, devo dire che viene ottima. Una bustina di lievito in polvere, una bustina di vanillina, delle gocce di cioccolato o scagliette di cioccolato. Io non le avevo, quindi ho preso una barretta e l'ho sbriciolata. Un po' di liquore del tipo strega, giusto un goccio perché ho aromatizzato la mia crema, quindi voglio che il sapore si riprenda anche nella torta. Della crema pasticcera, questa qui è la dose del video che io ho già fatto, quindi andate a vedere nei miei video per trovare la ricetta. E vabbè, poi vi occorrerà una teglia del diametro 26 più o meno, poi dipende se la volete più o meno spessa. Io credo che sia anche l'ora di cominciare. Allora, creo una fontanina nella mia farina. Questo mondo si vede cameraman. Sì. Aggiungo lo zucchero. Aggiungo il burro, che è meglio se tenuto a temperatura ambiente. Io ne ho tolto giusto un goccio del 250 grammi per foderare la teglia. La mia vanillina, la bustina di lievito, e il goccio di liquore. Con le mani pulite vado ad impastare. Logicamente non sarà un impasto tipo pasta frolla, ma ecco, creerà tutte briciole, quindi vado ad impastare. Prima di impastare, prendendo le mie bricioline, passandole tra le mani in modo da creare briciole ancora più piccole. Ok, abbiamo creato le nostre bricioline e briciolone. Abbiamo qui la nostra crema, quindi metto un goccio di farina tra le mani, prendo un po' del composto e continuo a sbriciolarlo sulla teglia. Ok, abbiamo creato la nostra base di torta, quindi vado ad aggiungere la nostra crema. Stendo su tutta la base. Ora potete scegliere se le gocciole di cioccolato applicarle in questo momento o anche sopra. Io ne applico giusto un po' ora, poi mi conservo altre per applicarle sopra. Fatto questo passaggio, vado a rifare nuovamente lo strato di briciole. Abbiamo finito anche il nostro strato di briciole, quindi aggiungo quelle piccolissime gocce rimaste. Ho applicato le ultime goccioline di cioccolato, che le avevo quasi finite effettivamente, quindi ora vado a infornare dapprima a 200 gradi, poi dopo abbasserò la temperatura a 180-170 e farò cuocere finché non diventa dorato, 30-40 minuti, poi dipende anche dal vostro forno. Ci vediamo dopo. Allora, dopo circa 35-40 minuti, questo è il risultato che la vostra torta deve avere e vi assicuro che è una cosa buonissima. Infatti non si dovrebbe dire, però ecco,
Ora però l'andremo a cospargere tutta di zucchero a velo. Non vi faccio vedere il passaggio perché è una cosa elementare. Perché il bello della torta sbriciolato sbriciolona è che quando si taglia e si va a mangiare, insomma, ci deve essere tutto quello zucchero a velo che vola, come dice Buddy. Quindi ok, allora, devo dire che il risultato finale mi piace tantissimo. Come vedete, l'ho decorata con zucchero a velo, poi avevo queste scagliette di cioccolato bianco. Oddio, le mie dita che fanno schifo. Avevo queste scagliette di cioccolato bianco che acquistai in un negozio per pasticceria, e poi ho fatto delle col coltello ritagliato un po' di cioccolato al latte, per così dare il contrasto di cioccolato, cioccolato bianco, e infine ho applicato un po' di fettine di limone giusto al centro, tagliate malissimo tra l'altro, per ricordare il sapore all'interno della crema al limone. Quindi questo è il risultato finale, davvero non vedo l'ora di mangiarla. Vi mando un bacione grande e non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale per seguire altre ricette.